Benissimo, capitolo 13. Questa sera probabilmente sarà l'ultima live di Shadow Warrior. Un assaggio del prezzo che avevamo pattuito. Ah, se non ricordo male, l'ultima live... Sì, non lo ricordo. What's the point of being a multimillionaire if you can't build yourself a mountain fortress? This one seems unfinished. It's hard to find people to do construction during demonic invasions. L'ultima volta avevo iniziato questo livello, ma sono morto 3 o 4 minuti dopo, mi sono fermato, per cui sì, mi è familiare, direi, mi è familiare. Qualcun altro? Non proprio il massimo sparargli con questa guarda distante, va bene, dai. Ok, vediamo. Allora, se non ricordo male, c'era un biscottino qua. È scaduto l'abbonamento e non funziona, cazzarola. Vai tranquillo, Fede, è normalissimo. Si vede che c'è un tempo di refresh, devi aspettare probabilmente qualche oretta. Vai tranquillo, vai tranquillo. Cioè, è un peccato perché capisco che effettivamente faccia comodo, però non dipende da me. È meglio aver amato e perduto che aver amato e ottenuto la sifilide. Parole saggissime, direi. Parole saggissime, andiamo avanti. Vai tranquillo, vedrai che fra un'oretta secondo me lo puoi rifare eventualmente se hai voglia. Se ti fa piacere, insomma, se no te ne sei pentito. Allora, vediamo un attimo. Nel frattempo ti cuccherai delle pubblicità una volta ogni 10-12 minuti, se tutto va bene, insomma. Allora, l'altra volta sono morto malamente e non mi ricordo perché, onestamente. Beh, proviamo ad evitarlo comunque, dai. Mi aveva detto, fra l'altro, un ragazzo del canale, un amico, che per arrivare qui alla statua si doveva... Oh, porca di quella puttana! Si raggiungeva da qua vicino, in teoria. Attenzione, attenzione, perché qua stanno creando... Giusto contrapasso. Purtroppo non... Non dipende da me, diciamo. Cioè, sì, vagamente, insomma, dai. Ciao da Francesco. Ciao Francesco. Quale Francesco? In che senso? Non eri morto tipo in una grotta? Sì, però hai ricominciato il livello. E... Ah, forse sono morto cadendo, tipo. Primo messaggio nella chat. Benvenuto Francesco, benvenuto. Porca. Niente, oh. Sto topo infame. Va bene. Fuck. Ho parlato un po' troppo, me ne rendo conto. Adesso sto zitto. Deve essere colpa degli zuccheri di oggi. Allora, mi avevano detto che quel posto si raggiungeva da qua. Vuoi vedere che forse... Eh no. No, 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 no. Io non vedo come arrivarci, onestamente. Per cui, boh. Tu conosci Alfredo, per caso? Alfredo Fragomeli? Sì, 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 sì. Sì, sì, è un ragazzo che mi segue da parecchio tempo, sì, sì. Ciao Arthur, hai GTA 5? Bene, sono contento, giocaci che bello. Infatti anche la campagna single player che è molto carina. Benvenuto Francesco, benvenuto. Tutti gli amici di Alfredo sono benvenuti ovviamente. Allora, non so come si raggiunga quel posto là, per cui andiamo avanti un'altra volta, insomma. Allora... Lasciamo stare, qua niente. Possibile che si raggiunga da qui? No, non credo. Dei dardi. Ma direi che possiamo andare avanti. Eravamo andati di lì, giustamente, e ci hanno mandato avanti l'altra volta. Ma allora come cazzarola si raggiunge sta grotta? No, secondo me non è veramente dall'inizio. A meno che non ci sia un qualcosa di invisibile qua. Anche questo potrebbe essere. No, non conosco nessuna Gal Gadot purtroppo. Magari conoscessi Wonder Woman. No, no, mi dispiace, mi dispiace. No, no, a parte gli scherzi non ne ho idea. Peccato, peccato. Gal Gadot, tanta roba, sono d'accordo, sono d'accordo. È un peccato che le abbiano tolto il ruolo di Wonder Woman, perché sapete che adesso stanno facendo, diciamo,
grandissimi cambiamenti in casa DC da quando ha preso in mano le redini James Gunn, no? E praticamente vuole fare un reboot dell'universo DC. Quindi non useranno più gli attori che conosciamo, insomma, ecco. Questo è in sintesi il discorso. E quindi sì, cambieranno un bel po' di cose. Un bel po' di cose. Henry Cavill non sarà più Superman. Forse Pattinson potrebbe rimanere Batman, ma non lo so, staremo a vedere. Vediamo di qua cosa abbiamo di bello. Ecco qua, l'altra volta, prima di morire, non c'ero arrivato. Non me ne ero accorto di questo passaggio qua. Infatti mi sembrava troppo semplice. Allora, io sono sceso da lì, ok, va bene. Andiamo qua a destra. Seguiamo la brezza. Ah, non ne ho idea chi sia, onestamente. Non saprei dirti, sai. Sì, sì, no, diglielo, fai bene, fai bene. Non si scherza con certe cose, sono d'accordo. Non ne ho idea. Allora, andiamo di qua. Purtroppo su internet succedono cose tanto brutte, spesso e volentieri. Bisogna attimo stare all'occhio, altrimenti va a finire molto male. Sono d'accordo. Allora, sapete che non mi ricordo come sono morto l'altra volta. Probabilmente ho fatto tipo uno slancio e sono finito di sotto. Ma vabbè. Qua non c'ero arrivato, credo. Allora, là c'è un sigillo verde, qua c'è un sigillo blu. Pochetti sono. Però se non ricordo male, l'ho potenziato, vero? Eccolo qua, 4 colpi. Sì, buono. Molto buono. Bello, molto bello. Sì, sono d'accordo. Oi là, cosa ho fatto? Che cazzo era là? Oh, adesso. Intanto facciamo così. Ok, perfetto. E dopo qua, con 4 colpi in faccia, dovrebbe morire molto velocemente, credo. In teoria, GTA 5 dovrebbero aver fatto un aggiornamento, diciamo, per portarlo, per fare l'upgrade next gen, ecco. Per cui sì, in teoria, se non ricordo male. Però non lo so, perché è tanto che non lo gioco, onestamente. Non ne ho idea. Colpo alla testa. Decapitato e impalato. Karma aggiuntivo più 5000. Ok, buono. Vediamo cosa possiamo prendere qua. Questo, arrivare a 170 di vita. E dopo un cuore che non ho usato e che effettivamente potevo usare. Peccato. Avanti. Ok, e il sigillo blu che era là sopra, se non ricordo male, vero? Sì, mi pare di sì. Quindi mi sa che devo rifare il giro per arrivarci. Ok, e presumo di trovare anche il sigillo verde andando di qua.
Che liscio. Eccolo lì. Parli del diavolo. Spuntano le corna. Ok, noi eravamo arrivati. No, noi eravamo andati là sopra. Vabbè, ok. Mi sa che ero morto qua, io tipo come un cretino. Vediamo di evitare sto giro. Cazzo, cioè, ho fatto il colpo veloce esattamente quando non avevo più colpi in canna. Bene, dai. Incredibile. Allora, prima siamo scesi, adesso andiamo di qua. Ok. E ricordo a chi vedrà la live in differita o il video su YouTube eventualmente molto più avanti, che da qualche giorno sono partite ufficialmente le ricompense. Le ricompense barra premi. Quindi guardando più live avrete la possibilità, anzi avrete la certezza di ottenere giochi gratuitamente, giochi, ricariche e molto altro, accumulando punti anche solo guardando le live gratuitamente. Per cui se volete più informazioni, anche ragazzi in chat, scrivete punto esclamativo premi e leggetevi la pagina. Oh cazzo. Bene. Ah, è vero, questo qua non l'ho mai usato, proviamo. Oh cazzo. Bene. Allora, direi che fa il suo sporco lavoro la testa di demone, buono. Whisperer is imprisoned. Maybe Zilla still has the sword with him. And maybe you're delivering the other two pieces to him on a silver platter. Maybe. Eye of the Tiger, Hoji. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. You know he loses in that first movie, right? But he gets the girl. No, non sapevo io che Rocky perdesse nel primo film, cazzo. Mi ha mai spoilerato. Uffa. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8 il cuore, va bene, voglio sapersi. Questa cosa fa? Troppo tranquilli per i miei gusti. Grazie, grazie Fede, grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Uila! Poverino, che chiede pietà a questo, tieni. Va bene così. Allora, un sigillo rosso. Ok. Ok. Si rompe questa? Parrino. Dopo ti aggiorno. Ti aggiorno il saldo, visto che ci sono. Giochiamo in maniera tattica. Ok.
Speravo di staccargli una gamba per l'appunto. Sigillo blu, sigillo rosso. Porta di emergenza, vediamo di qua cosa abbiamo. Ok, qua niente. Grazie mille, grazie mille. Fai bene, fai bene. Anche perché tra la lista delle azioni ho messo anche, mi sembra, tipo delle cose aggiuntive per gli abbonamenti di fila. La serie di abbonamenti di fila, ecco, anche se non ricordo male, sì. Sì, quindi conteggerò anche quello. Ciao Fargo Meili, come stai? C'era un tuo amico che ti cercava prima. Disperato. Conference room. Your men are dead. You're alone. Yes, but you still can't take the sword. That must be frustrating. Where is the Whisperer? Giacomo, oh, mi sembrava. Courier? Your fiends will never find it. You only needed to be patient and let me finish things. Lo Wang will be here soon to deliver the other two swords to me. He will kill you. And why would he do that? He allied himself with my brother Hoji. Bullshit. Bullshit. He sent him for one sword, not two. How did he find the other or this place? Because he's... I cannot let Hoji take this sword. Kill Lo Wang, and I will reinstate our original bargain. Me? Kill him? Take these. Black tears. A taste of the price we agreed upon. Lacrime nere. Oh shit, diventa un boss questo adesso. Me lo sento. Now this is more like it. Oh cazzo. Wait, I can smell him. Lo Wang is already here. Be careful, he. Careful is for the weak. Don't you agree, Lo Wang? Depends. Whatever you were up to, Wang, it ends here. Huh? What's the matter? Out of targets. Stop hiding behind bullets! Pick up your sword! Ah, ok. Non vuole che gli sparo in pratica. Va bene, ok. Andiamo di katana. Oh, you have no idea how it feels, Wang. I'm a god now, and this is just a taste. Dai. Vieni fuori, I'm bringing you down, Zilla. Beh, ci sta una boss fight solo katana, eh. Is that your idea of honor? Turning on your master? How does that square with your samurai code? Right now, you're just another name on my list. Ah, non vi preoccupate che questo gioco mi sa che me lo rigiocherò anche a difficoltà massima, sapete? Per il discorso degli achievement. Oh, come on. Oh, 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 no, no, sta recuperando vita l'infame.
Cosa? Cosa? A chi? Ah, ok, semplicemente così. Vabbè. Merda. Adesso siamo senza Oggi, allora. Prova Zilla e recupera l'ultimo pezzo della Mobi Tsurakage. Ok, quello è andato, va bene. Vabbè, qua per qualche motivo, boh. E seguo per buonanotte. Allora, vediamo di fare fuori questo qua intanto, che l'ho completamente lisciato, credo. Non so se l'ho preso questo giro, boh. Cazzo. Testa di demone. Devo un attimo curarmi. Oh, that feels good. Bam. Quattro stelle, beh dai, pensavo peggio onestamente. Allora, cosa abbiamo qui dietro? No, come non detto. Altre casse da aprire. Allora, là c'è una porta, ok, probabilmente si va avanti di là. Vediamo questo. No, non vedo altro, direi. Lanciafiamme. Da qui siamo arrivati, la porta è quella lì. $2700. Insomma, qua niente. Sigillo rosso, andiamo avanti. Ciao Ettore, ciao Scamandrio, ciao. Niente, figurati, ma scherzi. Guarda, ho fatto gli auguri veramente a pochissimi, diciamo, ecco, a pochissimi. Anche perché io non è che sia un tipo molto socievole, ecco, però diciamo che qualcuno se li meritava anche di persona, ecco. Pochi, però sì, li ho fatti, dai. Comunque spero tutto bene, insomma.
Niente, non ce l'ho fatta. Cioè, è caduto in pezzi per terra prima che gli arrivasse il razzo. Non ho ben capito perché. Forse la testa di demone evidentemente fa un danno anche nel tempo. Boh, non lo so. Oggi è il primo giorno che sto un po' meglio. Meglio dai, meglio. Guarda, anche io. No, io non ho avuto laringite. Però un mesetto fa ho fatto l'influenza e ho avuto tosse per 20 giorni. 20 giorni di tosse. Vabbè, insomma. Ma perché tutti vuoti sti armadietti ultimamente? Non mi convince mica sta roba. Qua dentro ci sono stato. No, convinto che ci fosse un segreto, ma no. Grazie, grazie Fregomeli, anche a te, anche a te. Allora, il sigillo. Il sigillo rosso credo fosse da queste parti, mi verrebbe da dire. Probabilmente era qui e non mi ricordo. Va bene, dai, ok. Siamo. Cazzo. Ma è detto infame. Ma ogni tanto che non mi prende colpo speciale sta roba qua, boh. Vabbè. Incredibile. Un altro? Ah, ok, c'è lui. Paralleli, però vabbè. Ho sbagliato perché avrei dovuto curarmi prima e poi prendere questo, però va bene, dai, alla fine ce l'ho fatto lo stesso. E va bene. Ancora loro. E adesso però con il fucilotto a 4 colpi esplodono direttamente. Merda. Ma allora, che tempismo pessimo. Preso? Non proprio.
Allora, il sigillo rosso lo abbiamo fatto. Là vedo un'altra porta nuova. Presumo si debba andare di là. Quella è l'acqua. Ah, è vero, il sigillo rosso era qua. Picchiare uno con gli occhiali, molto meglio usare una mazza da baseball. Secondo me l'hanno tradotta male, perché così non è che abbia particolarmente senso, però va bene, dai. Forse tenevano a dire non si può picchiare qualcuno a mani nude con gli occhiali, meglio usare una mazza da baseball. Allora, veramente 3100 di denaro. Vediamo se riusciamo a comprare qualche potenziamento. Allora, qua niente. Qua niente. E qua niente. C'è qualcuno di voi in chat che non conosceva questo gioco e che lo sta apprezzando, per esempio? Bombe adesive, 4000. Sistema di trazione aumentata, vabbè. Fucile a pompa, bla bla bla. Lancia fiamme, questo qua. Lancia razzi ghiari. Guida laser, lancio multiplo 4000, testate pesanti. Il raggio dell'esplosione del 30%, questo qua voglio comprare. Mi mancano solo 50 monetine. 50 monetine. Allora, la porta con i sigilli, mi verrebbe da dire che era quella. Non è le tue corde. No, questo qua è molto molto frenetico, ecco. Tipo Doom, per capirci, ecco, parlando di roba famosa. Tipo Doom. Se ti piacciono gli spartato caotici tipo Doom, sì. Vale la pena, ne ha fatti tre, per cui ha il suo perché, sicuramente. Ma ti dirò che Scamandrio, prossimamente penso che nel palinsesto metterò qualcosa di più tranquillo. Credo un gestionale. O gestionale o comunque un strategico in tempo reale, capito? Mi piacerebbe. Ad esempio, avrei voglia di giocare a Jurassic World Evolution. Il primo, però, perché non l'ho mai giocato come si deve. Mi ero fermato a metà delle isole e lo giocherei volentieri. Quello mi piace molto. Jurassic World, sì, è molto carino, è molto carino. Non è nuovo, ok, però è bello. Però è bello. Sicuramente. Anche perché nel corso del tempo mi sono comprato anche tutte le espansioni, quindi ci sono un sacco di specie, un sacco di scenari nuovi. Molto carino, molto carino.
Lo sviluppatore dovrebbe essere Frontier, credo. Sono bravetti. Che poi sono quelli di Formula Manager, che a te piace, se non ricordo male. Credo siano sempre loro, non vorrei dire una fesseria, boh. Non sono sicuro, boh. Il primo Doom l'hai giocato? Eh beh, lontano 90, tipo 91, qui per dire. Sì, sì, sono bravi, sono bravi, sono bravi. Infatti quando posso io li supporto, ecco. È improponibile stare dietro a tutte le espansioni che fanno, perché ha un costo davvero elevato, porca miseria. Cioè, ad esempio, io ho preso Planet Zoo qualche mese fa, ma veramente se lo vai a comprare con le espansioni ti partono altri 40 euro, tipo 50 euro. E anche Planet Coaster, mi piacerebbe avere le espansioni, ma me le piglio un po' alla volta. E anche Jurassic World Evolution 2, ad esempio, perché loro monetizzano moltissimo con le espansioni, hanno un costo piuttosto elevato e non le scontano pochissimo, tipo 30%, 40%, quando è veramente tanto, ecco. Quindi sì, è dispendioso, purtroppo, però bravi. Allora, là abbiamo un problema, vediamo. Tutto in ritardo, bene, dai. Bene. Giocato un po' da cazzo, però ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, di qua si va avanti, ok. Testa di demone, va bene. Secondo me qua sotto non abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere. Da qua sono arrivato, immagino, vero? Sì. Andiamo su. E di là, boh, forse dopo. Why do you oppose me, Wang? Think how much we could accomplish if we joined forces. Hand over the sword and I will forgive your insubordination. Per 225, bene, posso potenziare il lanciarazzi. In parte. Guardate qua. Testate pesanti. Vai. Sempre difficile in questo gioco dire se si è preso tutto o meno. Ah, guarda, ci ho rinunciato io. Cioè, questo gioco qua senza guida è impossibile. Davvero troppi segreti. Cioè, troppi. Tanti segreti e tanto imboscati bene. Tanto imboscati bene. Fra l'altro vi dico che fra qualche giorno mi reinstallo Resident Evil 3 Remake, perché voglio fare una speedrun. Voglio fare una speedrun e quindi me lo rigioco. Tanto alla fine in un'oretta e mezza si finisce rushandolo quel gioco. Un'oretta e mezza, un'ora e 40, insomma, dai. Così lo sfrutto un altro po'. Allora. Che pro, gli achievement, mi piace fare gli achievement ogni tanto.
quando è fattibile. Su Resident Evil 3 me ne mancano ben 2 su 30. Quindi completarlo diciamo al 100%. Anche perché la cosa carina più o meno di Steam è che quando giochi, quando completi un gioco al 100%, diciamo che lo puoi esporre in bacheca come vanità, tra virgolette, passatevi il termine. E allora voglio farlo, voglio farlo. Ma sì, anche perché un po' di nostalgia, sarò sincero, Sarò sincero. Io dovrei rigiocare con il lanciarazzi, tipo. E in attesa del 4 remake, esattamente. Esattamente. Ci proveremo nel mood. E invece il 2 è molto più complesso come gioco. Quello non credo che riuscirò mai a farlo, a completarlo tutto. Il biscotto non esiste. Questa è chiaramente una citazione di Matrix. No, in realtà no. Nel senso che lo devo giocare a difficoltà inferno, che è quella più alta possibile immaginabile. Fidati che anche con i lanciarazzi non sarà un gioco facile. Te lo garantisco. Sarà più facile ovviamente, ma non sarà così facile, perché tipo con 2-3 colpi, 2-3 morsi, anzi, parlando di morsi, fai una brutta fine. Fidati. Già sperimentato. Beh, uno da solo, particolare. Dopo, se uno vuole fare le cose veramente, veramente, veramente difficili, può dire, ok, gioco alla difficoltà più alta con le armi normali. Ma lì veramente credo sia un'esperienza atroce, tipo. Una roba atroce. Non ci voglio neanche pensare quanto difficile potrebbe essere. I nemici praticamente indistruttibili, pochissime munizioni, boh. Dark Souls con gli escrementi, esatto, sì, mi fanno tipo uno di danno, una roba del genere. Ma non solo quello, cioè fai fatica proprio a difenderti anche. Dove mi sono bloccato? Ah, ok, chiaro. Ogni volta trovare l'arma è un parto. Mica un cuore da prendere qua che faccio una strage, cazzo, no? Che cazzo? Bene. Bene, una testa spesa bene. Allora,
tempo che non ne trovavo uno. Allora, controlliamo due cosette e poi andiamo avanti. DC, beh, ovviamente. Allora, abilità e anche un punto karma da breve. Ruba cuori. La probabilità di trovare cuori di demone viene aumentata del 50%. Oppure riserva interiore. La resistenza viene aumentata del 20%. Vabbè, recupero rapido. Ok, vento divino. Velocità di scatto viene aumentata del 20%. Comunque non mi interessa particolarmente. Cacciatore di teste. Le teste di demone uccidono il 30% più velocemente. Ecco, buono, 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 buono. Poteri. Protezione. Pelle di ferro. Scaglie riflettenti. Appreso, appreso, appreso. L'adepto comprende che la difesa non è altro che un attacco più pregiato. Lo scudo tiene il 20% di probabilità di atterrare i nemici che attaccano in mischia. Vabbè, to. Qua servirà una New Game Plus per fare tutto, come vi dicevo l'altra volta. Platform su sto gioco non mi ispira neanche un po', non è fatto particolarmente bene, non è particolarmente preciso il movimento, va bene, dai. Hey, I think you dropped something. Oh, it's your blood. Ah, è il tuo sangue. Stelle, ma va bene così. Hai visto? Ah, era da usare qua. Vabbè, ok. Too late.
A meno che... Shell e domani Dishonored, sì, sì, non si è capito quale, però sì, è un Dishonored. È ora di spaccare culi e masticare gomme. E guarda un po', ecco la mia gomma. Fermi tutti. Suspense. Oh cazzo. Vabbè, me lo meritavo, eh. Non si spara ai coniglietti in amore. I colori sono quelli del terzo. Intendi l'espansione, tipo? La morte dell'esterno? No. Espansione del 2. È un'espansione stand alone, però tecnicamente sì, ok. Bene, bene, bene. Gran gioco, dicono. Gran gioco. Vuol dire Ipsi Dixerunt, che non l'ho mai sentito, ma proprio mai, non l'ho mai sentito. È più breve. Ah beh, sì, come espressione del standalone penso che sarà una cosa, credo, da 6-7 ore, non credo di più. L'hanno detto loro. Ah ok. Piedi non funziona come vorrei. Ah, X ed X al plurale. Ma no, io di latino proprio non... Zero. Zero, zero, zero. Qualcuno in chat sta facendo il liceo, quindi... Lo conosco personalmente. Probabilmente sa qualcosa. Io no. Andiamo su. No, andiamo qua. Credi ti prenderai Assassin's Creed Origins. Allora, Assassin's Creed, sappi che nei negozi di chiavi non lo troverai mai su Steam. Lo trovi per il launcher Ubisoft, che è comunque un launcher buono, ecco, senza infamia, senza lode. Infatti io ti dico, tutti i giochi Ubisoft ce li ho sul
Launcher Ubisoft. Come tantissimi giochi EA, ce li ho sul launcher Origin, o vabbè, insomma, EA quello che è. Allora. C'è gente qua, sì. Ubisoft si prende 10 la gold. Ah, che codice natalizio. Sì, ok, ok. Io mi sono preso Rainbow Six, oh cazzo, Extraction ad esempio. A 10 euro. Porca puttanaccia. Ok. Qua andiamo di lanciarazzi, dai. In teoria. Sfondano tutto qua secondo voi? Mamma mia, il lanciarazzi che si blocca tipo, ma porca puttana. Cazzo. Cazzo. Ok, uno è andato. Per forza. No. No, che sfiga. Vabbè, dopo questa guarda. E allora? Che cazzo è? Ho trovato un glitch. Cadavere, immagino ci siano anche dei premi da queste parti. Un segreto. Assassin's Creed è un gioco infinito, eh. Specialmente il Valhalla, dicono. Thank you.
Ah, l'abitazione è l'Egitto, dici? Odissi è molto simile, credo, con la scusa che siamo in Grecia invece che in Egitto. Non so quanto possa essere vario come abitazione, non ne ho idea. Forse un po' più verde Odissi. Però non lo so, non me ne intendo. Odyssey a livello tecnico è molto simile a Origins, per cui... dipende da tante variabili, primo. Però diciamo che non è che stiamo parlando di due giochi tanto tanto diversi tra di loro, per cui se uno ti va, presumo che ti vada anche l'altro. Magari leggermente peggio, però ti dovrebbe andare, insomma. Sono venuto da qua, io sì? Sì, ok. Il motore grafico è quello, quindi e vabbè, l'avranno implementato un po', ma probabilmente l'hanno anche ottimizzato, cioè nel senso il discorso è questo: se Origins gira sulla stessa piattaforma di Odyssey, che è la Play 4, con prestazioni simili, significa che i requisiti bene o male sono quelli, ecco. In linea di massima, non sto dicendo che Origins sarebbe la stessa grafica di Hollow Knight, che è anche quello su Play 4, ecco. Però i due giochi sono equiparabili, quindi ti giro uno, ti dovrebbe girare anche l'altro. Allora, dobbiamo prendere la funivia. Biscottino da qualche parte, tipo. Niente. Vabbè. Magra. Molto magra. Sì, allora, credo che Assassin's Creed sia un po' più pesante a livello grafico. Però in linea di massima. Perché no? Perché no? Continua. Segreti 5 di 11.